a tutti, grazie di essere venuti anche con il caldo e nella giornata trafficata di oggi. Siamo qui io e Nino per parlare, grazie a lui che mi ha concesso questo pomeriggio insieme, per parlare del libro che ho scritto ultimamente, che è Il futuro dell'intelligence, un libro molto attuale nel contesto delle dei dibattiti politici e non che stanno animando la nostra politica nazionale ma anche internazionale. Il libro infatti si inserisce in quelle che sono le tematiche emergenti dell'ambiente, della politica, della società, e quindi è un tentativo di pensare, di valutare, però senza un approccio politico né partitico, perché dobbiamo analizzare le problematiche che ci interessano tutti come cittadini e uomini che vivono su questo pianeta, che è il pianeta Terra, senza un approccio politico, perché l'approccio deve essere un approccio di interesse delle nazioni alla preservazione del nostro pianeta. E quindi tutte le domande che si pone l'uomo contemporaneo, l'intellettuale, l'uomo della strada, sono le domande che riguardano la tutela dell'ambiente, il riscaldamento globale, il 5G. Infatti eravamo partiti da questo quesito, ma il 5G che cos'è? Ma che sta succedendo? Quali sono i possibili effetti sulla salute umana? Che cos'è? Quali sono le fasce di operatività dal punto di vista della banda di spettro corrispondente appunto ai 5G in quelle che sono eventualmente dei possibili disagi oppure proprio malattie che può portare un'alta concentrazione di frequenze radio. Noi tutti sappiamo che è difficile poter frenare quella che è la modernizzazione la modernizzazione. Infatti quando parliamo di 5G parliamo anche di quelle che sono le velocità, la velocità dei dati, la possibilità di condivisione dei dati, la possibilità di avere una rete di mobile super efficiente, una rete senza di fibra convergente, una rete mobile super veloce. Però poi tutti ci chiediamo qual è poi la ricaduta sulla salute umana. E allora sappiamo tutti che nel mese di aprile scorso del 2019 il ministro della salute dello Stato di Bruxelles, della regione di Bruxelles, ha proprio chiesto al governo belga di interessarsi, di valutare la diffusione dei 5G in Belgio. E che cosa è successo? La signora Céline Frémaux, che è appunto il ministro, ha bloccato in seguito ad un appello popolare quella che è la sperimentazione della rete nella regione di Bruxelles, fino a quando non vi sono garanzie tecniche e mediche relative agli influssi del 5G sulla salute umana. Lo stesso è accaduto a Ginevra, dove appunto la regione di Ginevra ha bloccato per lo stesso motivo l'aggiornamento della rete 5G. Ora dunque, dal punto di vista della fascia di operatività, per l'Italia parliamo di un 300 GHz massimo, mi sembra di aver capito, in particolare queste sono le bande di assegnazione. Però ecco, io non voglio solo fermarmi sul 5G, i quesiti, i dubbi sono di varia natura, sia appunto sulla salute pubblica che sulla operatività del sistema poi di ricaduta sul sociale.
Io vorrei anche parlare degli altri aspetti che sono trattati nel libro, che sono appunto gli aspetti della tutela della sicurezza nazionale, perché io parlo anche della tutela della sicurezza nazionale, vale a dire la tutela delle nazioni che hanno una storia, un vissuto, un interesse alla sicurezza del paese, che non è più chiaramente la sicurezza dei limiti geografici, visto che non ci sono più quelle, diciamo, diatribe, quelle battaglie che prima erano, soprattutto militari, ma sono adesso diventate più che altro di natura economica. Infatti sappiamo tutti che l'intelligence attuale è un'intelligence più che militare, un'intelligence economica. Un'intelligence riferibile alla tutela dell'interesse economico. Altre tematiche che affronto nel libro sono tutte a 360 gradi, quelle che sono le tematiche dell'umanità che si sta avviando verso nuove frontiere in un pianeta in continua evoluzione. In questi giorni si sta parlando molto della settimana di New York e diciamo del superamento, dell'insuccesso della conferenza di Copenaghen. I governi sono, e questo non è una questione politica, perché alcuni parlavano di un gruppo di studiosi, di scienziati che sostiene che non esiste il surriscaldamento globale. Io non mi pongo da un punto di vista politico, ma cerco di analizzare solo quelle che sono le tendenze dell'aumento del calore atmosferico. Sappiamo tutti che purtroppo l'utilizzo dell'energia alternativa in Italia come in altri paesi non è così poi stato importante e considerevole come si voleva pensare prima della progettazione di sviluppi di alternative di energia alternativa come può essere l'eolica o la termica. A tutt'oggi purtroppo la percentuale di utilizzo di queste alternative di energie alternative è ancora molto basso. Quindi se vogliamo parlare di tutela dell'ozonosfera, della biosfera, indubbiamente bisognerebbe, questo è un po' radicale dirlo, lo so, diminuire moltissimo quelle che sono le centrali a carbonio, che sono diminuite in moltissimi paesi, ma tutt'oggi in Cina sappiamo che sono ancora molto diffuse e anche in India. Vorrei anche parlare dell'interesse nazionale, perché purtroppo molti paesi ragionano solo con la valenza dell'interesse nazionale, visto che la politica è indirizzata alla tutela dell'interesse nazionale. Sappiamo che l'interesse nazionale è l'interesse del paese, della sua economia, della sua cultura, della sua lingua, dei suoi cittadini. L'interesse nazionale è quello che l'Italia dovrebbe sottolineare con maggior fervore, visto che non vi è una grande, diciamo, prospettiva a lungo termine di pianificazione di interesse nazionale. L'Italia ha un interesse nel cosiddetto Mediterraneo allargato, quindi parliamo di Mediterraneo, quindi tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, i Balcani, però dovrebbe essere più chiara la politica estera italiana e la politica governativa nella quella che è la stesura di una maggior di una più cristallina e più chiara politica di interesse nazionale. Io a questo punto vi passo la parola. I temi trattati, come sapete, sono quelli che
che ci caratterizzano quelle che sono le tematiche dell'uomo contemporaneo. Anche il problema delle grandi città, quindi voi sapete che negli anni che verranno la maggior parte della popolazione lascerà purtroppo le campagne, e questo è uno studio anche che è stato segnalato da Domenico De Masi, che è un sociologo italiano. Nella sua ultima pubblicazione ha segnalato che la popolazione cittadina delle città, delle grandi città, sta aumentando, le campagne si stanno spopolando, e quindi anche questa è una tematica che è di interesse, per l'intelligence, come l'economia urbana cittadina può, e soprattutto i grandi centri urbani possono affrontare questo. Il Cairo è un esempio, città del Messico. Pensate al Cairo. Cairo è una città enorme, è una città di più di 16 milioni di abitanti, mi sembra, è una città inquinatissima, e c'è questo fenomeno appunto dello spopolamento delle campagne e della corsa alla città. Sì. E così Città del Messico e altre grandi capitali appunto mondiali. Dunque, a questo punto passo la parola a Nino. Avevamo detto no, se loro volevano fare delle domande Volete su fare? questi argomenti, in modo che io facevo quasi una cosa conclusiva, Sì, la se domanda. siete d'accordo, e io me le segno, poi vi rispondo, La insomma. domanda è che i giornali riportano invece l'inverso, cioè c'è una riscoperta di quello che sono le campagne a danno delle città. Io mi sono basata su uno studio che è stato fatto dal professor De Masi, Domenico De Masi, che è un sociologo Dopo ti italiano. rispondo su Sì, questo, sì, già sì, l'avevo segnato. sì. Questo io mi baso su questi Grazie, studi, ricerche poi. Altre domande? Prego. Oh, la introduzione, ecco, non conosco il libro, ma mi appassiona l'intelligence, la geopolitica e l'energia anche professionalmente. Quello che diciamo, risulta un po' difficile da conciliare è l'interesse cosiddetto nazionale, quando ormai gruppi energetici, industriali, finanziari e quant'altro sono gruppi globali, sia che si chiamino Eni, che si chiamino BP, piuttosto che China, eccetera. E di conseguenza sono politiche globali dove le nazioni, o presunte tali, hanno incidentalmente un loro significato. E il 5G ha un suo impatto ambientale, ma un impatto più che altro sulla sicurezza dei dati. Sono due livelli, credo, di problema, quello della sicurezza dei dati e appunto libertà tecnicamente parlando, per cui saremo gestibili da remoto in tutto, dall'automobile a internet, al cellulare, a quello elettromagnetico, all'inquinamento elettromagnetico. E la partita si gioca tra Stati Uniti e Cina, fondamentalmente, quindi perché si parla comunque di interessi geopolitici tra questi due blocchi. Ora, la politica ambientale, quella della sicurezza dei dati, dell'elettromagnetismo, quando si hanno questi attori in gioco, questi competitors, diciamo, come si concilia appunto il legittimo diritto di sapere, di essere sicuri, di non essere spiati e di non subire un inquinamento elettromagnetico così importante, quando comunque siamo tra due blocchi, e dobbiamo bene o male dire di sì all'uno o all'altro, insomma. Anche perché in Italia sembra che ci sia concordia nell'accettare questo 5G. Eh sì, perché c'è il discorso che ho fatto io velocemente all'inizio, c'è stata nel corso degli anni, ogni 10 anni, dal 1991, il primo 1G, Non si sente più, è spento.
ogni 10 anni. La voce, forse l'hai spento. Non so, mi sentite? Sì. Adesso sì. Okay. Dal 1991 vi è stata una crescita dal primo G al 2G, al 3G, al 4G, attualmente ogni 10 anni circa, e quindi è concordata l'evoluzione, perché appunto è una crescita del sistema delle trasmissioni, però indubbiamente tutti ci chiediamo quali sono le ricadute sulla salute. Dal punto di vista medico, io non sono un medico prima di tutto, quindi non posso rispondere appropriatamente a questa cosa. L'unica cosa che posso dire è che è stato dimostrato dagli scienziati, dai medici, un rischio di schwannoma cardiaco, questo è sicuro. Dal punto di vista della ricerca scientifica, è una malattia cardiaca, cardiovascolare, che francamente io non sono un medico e non posso esprimermi. Io so quando di questo. Si parla di inquinamento, trascuriamo anche istintivamente il fatto che gli apparati elettronici hanno un inquinamento elettromagnetico che non si vede, non pulsa, non impatta, però ha un suo impatto. Indubbiamente, siamo tutti in un campo, grandissimo campo elettromagnetico, e quindi chi è contro il 5G si pone questi quesiti, ma stiamo andando sempre, ok, dal primo G siamo passati al 2G, al 3G, al 4G, adesso andiamo al 5, poi dopo dove andremo? Questi sono i quesiti che si pongono coloro che sono contro il 5G. Il timore è che per andare avanti, cioè che la tecnologia possa sfasare quello che è l'interesse del cittadino, soprattutto della salute della cittadinanza, del singolo individuo. Questi erano i quesiti che si ponevano appunto coloro che sono contro il 5G. Fino a che punto la salute del cittadino è tutelata o no? Questi sono i quesiti che si pongono, visto che già siamo in una dimensione 4G e siamo già bombardati dall'elettromagnetico, e quindi questi erano i quesiti che si ponevano i detrattori. E poi soprattutto dove stiamo andando, perché adesso 5G, poi 6G, poi questo. Sì. Posso dire, però, vabbè, questo è il punto di vista dei detrattori. Io però vorrei brevemente richiamare anche il punto di vista positivo dell'evoluzione della tecnica, di quanto invece renda più autonomi, insomma, per persone malate, persone disabili, persone anziane, quanto migliori la qualità della vita in generale, perché io temo che soprattutto in Italia c'è un pregiudizio antiscientifico in generale. Tutto ciò che è progresso deve per forza portare danni alla salute, e non è vero, insomma, se c'è controllo non è così assoluto che si stava meglio prima. Voglio dire, l'età media di vita era 70 anni, 100 anni fa, adesso è 85, 90 per le donne, 85 per gli uomini. Cioè, vorrei portare anche il punto di vista invece positivo del progresso tecnico, che ovviamente deve essere accompagnato da un controllo, ovviamente, sì. Allora, se non ci sono altri interventi e domande, dico la mia, poi... Il tempo c'è, eventualmente devi fare una domanda? Sì, prego. Ultimamente il Monte dei Paschi di Siena pare che stia vendendo o abbia già venduto le saline. Che? Due saline, una in Sardegna e una in Puglia. Santa Margherita di Savoia. Che sono le saline italiane, in pratica. Mi è sembrata una cosa fuori controllo proprio totale dello Stato. No, è fuori Costituzione questa, non è fuori controllo. La Costituzione non consente, la Costituzione non consente la vendita di beni dei cittadini. Sì, la signora già ti ha risposto, comunque insomma sale ce l'abbiamo anche a Trapani,
Cioè, abbiamo anche l'Emilia Romagna. Il fatto che stanno vendendo tutto, hanno venduto sì, le case. Io mi auguro che MPS venda anche qualcos'altro in modo di metterci in condizione di a costo zero per la cittadinanza, cioè per lo Stato, di fare una banca pubblica. Adesso farò una proposta all'attuale governo, però magari questo ne parliamo un'altra volta, perché volevo rimanere più sui temi iniziali, con riferimento ovviamente all'attività di intelligence. Allora, ho segnato alcuni punti, cominciamo col 5G. Allora, io da cittadino mi rendo conto che ci sono problemi dal punto di vista dei rischi vari, ma sempre meno di quello che è successo per esempio con l'amianto, e allora non si sapeva niente. Poi l'amianto è stato eliminato ed è stato un vantaggio, ma purtroppo ogni volta che ci si lavora su si manda in circolazione, eccetera. Però da economista devo concordare in generale con quello che lei ha detto, però vorrei sottolineare un aspetto che spesso ci è sfuggito nella recente analisi della storia economica, e cioè la distinzione fra strumento e obiettivo. La differenza è che mentre lo strumento è un vincolo e deve essere adattato alle esigenze, l'obiettivo è qualcosa che vogliamo massimizzare e quindi lo dobbiamo spingere al massimo. Quando per esempio io mi battei negli anni 90 come un leone, trovandomi poi abbandonato da tutti, non contro la flessibilizzazione del lavoro, ma contro il suo riferimento a obiettivo, per cui diventava un obiettivo da massimizzare, non era la flessibilità di cui avevano bisogno le nostre imprese, quella andava bene, ma era un obiettivo per piegare la forza lavoro, pagarla di meno e alla fine precarizzarla. Io ne ho discusso con ministri del lavoro di tutti i tipi, con uno sono arrivato anche alle mani, non facciamo nomi, lo faccia, ed è stato il meno peggio, ma quelli più di sinistra, purtroppo, tranne Salvi che un pochino mi aveva dato retta, ma è stata una meteora, gli altri, per esempio Bassolino, è stato un disastro, e non facciamo nomi. Perché invece, questo, che cos'è un obiettivo? L'obiettivo è il benessere e la felicità dei cittadini, quella va massimizzata, no? Le speranze dei nostri giovani, quelle vanno massimizzate. Allora veniamo alla tecnologia. La tecnologia, qualunque tecnologia, deve essere strumentale al conseguimento di obiettivi di felicità e di benessere. Quando la tecnologia ci fa stare meglio, ci fa lavorare di meno, ci fa stare più tranquilli, ci fa faticare di meno, ben venga. Quando invece è una corsa affannosa verso i livelli superiori, che sono decisi in ambienti ovviamente super segreti e protetti dal punto di vista industriale, ma che non migliorano le nostre condizioni di vita, perché non c'è dubbio che il telefonino per esempio sia stato un progresso che ci permette di comunicare questo e quell'altro. Ma quando diventa un'ossessione, perché c'è sempre un modello nuovo, una tecnica nuova, un'applicazione nuova, eccetera, e diventa una cosa, diventa un inferno, non è il contrario del benessere e della felicità dei cittadini. Secondo punto, l'ambiente. Perché c'è tanto inquinamento, soprattutto nei paesi emergenti? Perché si è scelto con la globalizzazione di premiare il produttore peggiore, perché la competitività o concorrenza si è scelto di farla avvenire soprattutto sul prezzo. Quindi chi poteva abbassare di più il prezzo, cioè il costo, vinceva. Quindi il lavoro dei bambini, quindi inquinamento dell'ambiente, quindi scarsa tutela della salute, perché tutte queste cose per l'impresa dal punto di vista microeconomico sono un costo, e quindi l'imprenditore tende a minimizzarle e quindi inquina. Se invece tu gli poni dei vincoli, perché lo Stato può porre dei vincoli all'impresa, che cosa dice l'imprenditore? Va bene, io rispetto l'ambiente, rispetto i diritti dei lavoratori, rispetto la tutela della salute, e la società sicuramente andrà meglio, ma io fallisco.
io non vendo più i prodotti perché mi lievita il costo e il prezzo non è più competitivo. Allora la globalizzazione, dov'è l'aspetto devastante della globalizzazione? Che invece di preoccuparsi di quali fossero o dovessero essere gli standard del lavoro, della salute e dell'ambiente, impedendo l'importazione di prodotti che non rispettassero quelle condizioni, ha liberalizzato tutto, con le conseguenze che sappiamo. Per questo c'è parecchio inquinamento, perché se no, soprattutto in campo energetico, noi avremmo già potuto introdurre delle tecnologie che producono energia a costo zero, se non a costi negativi. Guardate Roma, con tutte queste risorse buttate, che chiamiamo rifiuti, che inquinano, che intralciano, ma non si può toccare, non si possono toccare gli equilibri. Tutto il mondo sa che io ho litigato con i 5 Stelle e con la Raggi a proposito di Roma, dove mi avevano chiamato a fare l'assessore, ma su questo punto ho detto: guardate, o cambiamo questo oppure non possiamo andare avanti, perché non voglio fare tutti gli sbagli che hanno fatto i sindaci di destra, di sinistra, di centro, di alto e di basso. Bisogna cambiare, bisogna introdurre delle tecnologie che siano meno inquinanti e più adeguate agli interessi e al benessere dei cittadini. Lo stesso dicasi per il mercato. Quando è che l'economia è cambiata in peggio? 40 anni fa. Quando il mercato, da strumento fondamentale delle nostre economie, che erano economie democratiche perché ci opponevamo al modello sovietico, dove non c'era il mercato, c'era il capitalismo ma non c'era il mercato, da noi invece c'era il capitalismo, c'era il mercato ma c'era il controbilanciamento del mercato, cioè l'intervento pubblico nell'economia, il welfare universale, eccetera eccetera. Quando abbiamo abbandonato quel modello lì, chiamiamolo il modello misto keynesiano, dopo la fine degli anni 70, inizio degli anni 80, il mercato invece è stato visto come obiettivo, cioè come supremo regolatore. E quello che non poteva essere, perché il mercato, ripeto, è uno strumento essenziale delle economie democratiche nell'interesse dei consumatori. Ma il mercato è un selezionatore, quindi uno regolatore dell'economia e della società, che deve trovare una controbilanciamento. Se non trova il controbilanciamento perché è il padrone assoluto, poi ci troviamo male come ci siamo trovati male in questi decenni. L'economia. Ecco, qui c'è una questione in cui io dissento con tanti altri miei amici, colleghi e via dicendo, con i quali abbiamo condiviso tante battaglie, perché per me il problema non è la carenza di mezzi monetari nel sistema. Il problema è che sono cambiati tutti i parametri a riguardo della redditività. Mi spiego meglio. Se voi avviate un business altamente redditizio, vi può capitare che non trovate la banca che vi finanzi, ma perché non siete credibili o perché non rientrate in quel novero di soggetti che hanno accesso al credito, perché, come dico parlando della storia del capitalismo, i capitalisti originari non furono quelli che avevano i capitali, ma furono quelli che avevano accesso al credito bancario. Quelli sono diventati capitalisti, mentre gli operai, i proletari, non avevano questa possibilità. Tant'è che la prima azione che fu fatta dal movimento operaio, socialista, anarchico e cattolico cristiano fu quella di attrezzare le prime banche cooperative, le banche di credito, eccetera, per ridurre questa grande differenza che c'è fra l'operaio e il capitalista. Il capitalista ha accesso al credito bancario, l'operaio non aveva accesso al credito bancario, quello faceva la differenza, per cui l'operaio doveva fare lo schiavo, non aveva alternativa, mentre il capitalista poteva poi scegliere il suo denaro, ancorché preso in prestito, se destinarlo ad attività produttive o destinarlo ad attività finanziarie senza creazione di attività produttive, che è poi il problema di adesso. Cos'è il punto? Che ci sono oggi tantissime attività che sono necessarie alla società, pensiamo alla cura dell'ambiente, alla cura del patrimonio esistente, alla cura delle persone, che non possono venire intraprese perché il loro costo, cioè il costo del lavoro, è superiore al loro fatturato.
Questo è il motivo per cui poi noi verifichiamo che, anche per i problemi legati alle regole di Basilea, Draghi immette quantità illimitate di moneta, ma quest'ultima non arriva all'economia reale. Draghi non riesce a farla arrivare all'economia reale. Primo, perché avrebbe dovuto rimuovere le difficoltà che le banche incontrano nell'applicare i principi di Basilea, che col rating impediscono alle banche di fare prestiti alle piccole imprese, eccetera, eccetera. Ma comunque non arriva, perché bisognerebbe agire con altri sistemi, come spiego nei miei libri, tassi di interesse negativi e soprattutto la moneta non a debito, sovrana, statale, nazionale, che non è trattata dai trattati, che trattano di moneta a debito, di moneta bancaria, di banconote, che è tutto un altro genere di moneta, sono varie tipologie di moneta. Quindi in realtà adesso lui, l'ultimo suo discorso, ha fatto chiaramente capire quello che io dico da secoli e che i nostri maestri, che abbiamo avuto in comune io e Draghi, ci hanno insegnato, e cioè che tu puoi fare politica monetaria quanto vuoi, espansiva e accomodante, che è una condizione necessaria dello sviluppo, ma non sufficiente, perché se poi i rendimenti, come dico io, non sono adeguati, l'economia non gira lo stesso. E allora cosa ha detto Draghi? Ha fatto capire Draghi che bisogna rivedere le regole di bilancio. Cioè, quello che era il punto cruciale, il punto numero uno di tutto il programma dell'Unione Europea e suo, della BCE, e cioè che gli stati dovessero spendere di meno, allontanarsi dall'economia, avere bilanci in equilibrio, eccetera, eccetera, si rivela una storiella che abbiamo, non posso dire abbiamo perché francamente mi batto contro questa cosa da più di 40 anni, però è stata fatta credere alla maggior parte delle persone, dei personaggi politici, dei giornalisti, eccetera, eccetera, e invece è esattamente il contrario. Se noi vogliamo fuoriuscire da questa situazione in cui non c'è ripresa, dobbiamo far spendere lo Stato, che quello Stato debba spendere bene, debba fare delle cose buone, non delle cose cattive, questo è un altro discorso, ovviamente, ma non è che basta ridurre la spesa pubblica, anche per dire, riducendo il numero dei parlamentari, che può essere anche è un obiettivo rispetto al quale io posso dire che è una strozzata, però posso anche dire che sono agnostico, perché non è quello che cambia o non cambia la situazione di questo paese. Quello che la cambia è invece che si facciano investimenti. Adesso stanno dicendo di fare gli investimenti green, nella green economy, fuori dal bilancio. Questo è interessante, questo vuol dire che si potranno avere dei disavanzi forti, ma il signor Conte, il professor Conte e i suoi amici mi devono spiegare come fanno a mettere fuori bilancio una componente di investimenti, e allora non vedo perché non la scuola, perché non la sanità, perché non le infrastrutture, senza introdurre una moneta non a debito, perché come le finanzi, comunque devi prendere moneta dal mercato o dalle banche, quindi la devi pagare, quindi aumenta il debito pubblico. Come fai a non far aumentare il debito pubblico? Puoi farti autorizzare dall'Unione Europea che sfori quel famoso 3%, vai al 5% aggregato e non lo calcoli perché quell'altro 2% con cui finanzi le opere ecologiche non lo calcoli. Benissimo, ma comunque il fabbisogno si crea e il fabbisogno deve essere coperto da moneta. La moneta o la fa lo Stato e allora abbiamo risolto il problema, oppure la dobbiamo andare a prendere dalla BCE e dal mercato, e allora siamo sotto quella cosa lì. Ultimo punto è la questione del rapporto città-campagne. Allora, avevate ragione tutte e due. In realtà nel mondo il fenomeno è quello che diceva Antonella, cioè cresce la presenza delle persone nelle città, anche per via delle guerre, anche per via della crisi economica, anche per via dell'intensificarsi nelle campagne dell'organizzazione capitalistica, perché è ovvio che finché ci sono i contadini, gli agricoltori liberi, che con tutta la loro miseria però occupano le campagne, in qualche modo mangiano, trovano da mangiare, la produttività di queste campagne è bassa. Nel momento in cui io devo fare
la super piantagione di palma, il super allevamento di bovini, equini, suini e quello che sia, eccetera, eccetera, devo mandare via tutta la manodopera eccedente e dove va? Va nelle città. E allora ecco queste città enormi con queste periferie poverissime, baraccate, eccetera. Questo è un problema di intelligence, perché è un problema poi di droga, di delinquenza, di malessere e quant'altro. E poi soprattutto il discorso della sicurezza, perché se io sono benestante e vivo nel centro di una città X del pianeta, un posto bellissimo col parco, la piscina, la vasca dei pesci e il recinto dei pony, però poi quando mi allontano 10 km per andare verso non si sa dove, incontro una periferia così aggressiva e quant'altro. Questo l'abbiamo già visto negli Stati Uniti d'America, che ha vissuto un po' in città come New York, sa la grande differenza che c'è fra Manhattan e il circondario. Però è vero anche, aspetta, così, però è vero anche che in Italia abbiamo fatto resistenza a questo processo. Perché? Perché tanta gente è rimasta nelle piccole, piccolissime città e nelle campagne, perché queste presentano un aspetto identitario che va valorizzato e va riconosciuto. Ogni città ha il suo campanile, c'ha la sua chiesa, c'ha i suoi monumenti, c'ha la sua storia, c'ha i suoi prodotti, c'ha le sue ricette, c'ha il suo vino, c'ha il suo formaggio. Ecco, questo è importante, questa è una peculiarità dell'Italia che dobbiamo dimostrare al mondo, perché fra l'altro in Italia ci sono 1000 e più, ma forse 2000, forse 3000 luoghi di interesse artistico, archeologico, gastronomico, religioso, archeologico, eccetera, eccetera, che ne esistono tanti negli altri paesi del pianeta, però ne trovi uno ogni 100, ogni 200, ogni 300 chilometri. Ci sono 100 posti significativi in un altro paese, ce ne sono 500 in un altro, 10 in un altro. Non è che ci sono paesi nel pianeta dove non ci sono cose belle, interessanti da ogni punto di vista, ma in Italia c'è una concentrazione che è unica al mondo. Questa cosa la dobbiamo difendere, perché se non capiamo come la possiamo difendere, non abbiamo nessuna strategia per andare avanti. Concludo con due parole, due, nel passaggio dei governi, perché è stata fatta anche una domanda sulla questione della sovranità, interesse nazionale, mondialismo, eccetera. Sicuramente il passaggio dal precedente governo giallo-verde, che aveva aperto delle speranze, qualcosa anche un po' di velleitario, di malmesso, di maldetto, ma tutto sommato qualche speranza ce l'aveva data, no? E ne avevamo parlato qui in occasione della presentazione del mio ultimo libro, anzi l'ultimo sarà fra qualche settimana, un libro completamente diverso dal precedente, però lì mi ricordo che si parlava, perché c'era pure Rinaldi che mi faceva, da quello che io sto facendo adesso a lei, lo fece Rinaldi a me, di presenziare, presentare, eccetera, eccetera. E allora c'era questa speranza che si facesse qualche cosa. Adesso l'attuale governo invece vede una spaccatura fra un sovranismo liberista della destra, che quindi non risolve i veri problemi, pone un problema che è quello dire vogliamo essere autonomi, vogliamo essere indipendenti, però nella migliore delle ipotesi cosa ti propone? Per esempio i più estremisti dei sovranisti liberisti propongono di uscire dall'euro per tornare alla lira, cioè non immettere moneta sovrana, che è tutta un'altra cosa, ma tornare a come eravamo prima. E questo è esattamente quello che le banche vogliono, perché le banche, il sistema bancario sta soffrendo dell'euro più di quello che voi potete immaginare, perché i loro rendimenti sui titoli pubblici, per esempio francesi e tedeschi, è negativo. I depositi obbligatori che devono tenere presso la BCE danno un interesse negativo. Quindi queste banche non riescono più a avere margini, salvo forse che i titoli italiani, ma se l'Italia va un po' meglio, perché se va peggio salta tutto quanto, il discorso riduce quel poco di redditività che assicuravamo a spese nostre a questi grossi istituti. Invece se si tornasse alle valute nazionali a debito, queste banche riciccerebbero, perché potrebbero anche speculare sui cambi, cosa che adesso è preclusa
dall'esistenza di una moneta unica. Quindi quando affrontiamo tutte queste tematiche dobbiamo fare attenzione. Dall'altra parte nel governo c'è il c'è una adesso in, nell'attuale governo c'è una un incontro di mondialismo che deriva dal PD e di posizioni che si stanno sempre più attenuando nel campo sociale dei 5 Stelle, per cui vedremo. Concludo con una considerazione, attenzione però, perché questo governo ha una grande opportunità, quello di incrociare finalmente l'abbandono dell'austerity da parte della, sì, della Germania e conseguentemente dell'Unione Europea. Quello che significherà per noi non lo so, ma se fosse un bel treno su cui salire, vedrete che questo governo avrà vita lunga per aver avuto questa fortuna di vedere ridotti spread, tassi e poi poter allargare anche grazie a questa idea buona in sé della, degli investimenti nella green economy, ma che va a sua volta però finanziata con mezzi monetari autonomi, perché se non cresce non cambia niente. Se noi togliamo i soldi, cioè mettiamo tasse sulle merendine, sulle bevande gassate dei nostri figli, può darsi che facciamo una cosa buona dal punto di vista salutistico, però togliamo da una parte per andare dall'altra, quindi quei soldi che togliamo ai genitori dei nostri bambini perché non comprino le merendine, li diamo ai professori che si andranno a comprare le merendine. Le merendone. Cosa di cui ha parlato adesso professore, leggevo proprio oggi Maurizio Blondelli pare parlava del fatto che invece pare che in Germania, e lui ha commentato dicendo evidentemente non hanno proprio neanche capito, pare che in Germania ci sia una sorta di invece di opposizione a questo discorso dell'abbandonare un po' quantomeno ammorbidire l'austerity. E lui commentava dicendo: ma allora questi evidentemente sono proprio stupidi, non hanno proprio capito. Sì, c'è un conflitto fra l'economia reale che sta soffrendo dell'austerity, non in generale, ci sta soffrendo adesso perché ovviamente esportano di meno e perché hanno schiacciato anche loro la domanda interna. Quindi chiaramente hanno bisogno di rilanciare la domanda interna. La domanda interna, come abbiamo visto, si rilancia con investimenti pubblici. Quindi, mentre l'economia finanziaria avrebbe interesse a una restrizione monetaria, e infatti ci si aspettava che il dopo Draghi sarebbe stato diverso in questo senso. Questa era la previsione che avevo fatto l'anno scorso in estate, e poi appunto era uno dei punti del mio ultimo libro, e che qui c'è in vendita peraltro. Ma adesso questa cosa, quando ho visto che andava su la Lagarde, ho capito che era tramontata, perché la Lagarde sarà disponibile a cercare di continuare il lavoro di Draghi. Oltretutto lui adesso, come ho detto prima, si è sbilanciato a parlare di bilanci pubblici, cosa che prima per loro era tabù. Quindi è chiaro che in Germania, fra i problemi dell'economia reale e i problemi di quella finanziaria, prevalgono, in genere hanno sempre prevalso quelli dell'economia reale, e quindi io sono in questo senso speranzoso. Poi se invece ci saranno ragioni per cui non si farà, oppure si dirà quelli che sono stati virtuosi possono allargare i cordoni della borsa, quelli che non sono stati virtuosi come l'Italia no, allora lì ovviamente si faranno le barricate. Posso dire una cosa, che alla fine di tutto questo riepilogone, la moneta elettronica che ci stanno imponendo, in effetti secondo me è avere le mani al collo, perché noi abbiamo come esempio la Grecia, che si è vista bloccare i prelievi al bancomat, dunque avevano i soldi ma non potevano usarli, e sono morti di fame. È quello il motivo, ma lì Draghi chiuse i cordoni, cioè chiuse i rubinetti dei bancomat, e quello è il motivo per cui la Grecia ha dovuto capitolare. Ma se Varoufakis avesse capito che doveva far uscire le nuove dracme
dai bancomat avrebbe risolto il problema. Invece tutti innamorati di questa elettronica non capiscono che ci sono delle cose, io lo vedo perché la uso, delle volte è un vantaggio, ci sono delle cose in cui in 2 secondi fai, no? Anche scrivi un articolo, un Twitter, lo mandi, arriva in tutto il mondo, bla bla bla, e ci sono dei vantaggi. Delle altre volte ci sono degli svantaggi, perché quando per esempio succede con l'INPS, ma a me è successo col portale dell'automobilista, mi ero perso il codice e non me lo ridavano un altro, io non sapevo che avevo superato i 20 punti e ho dovuto rifare l'esame della patente. Ma lo ridanno però, lo ridanno. Cioè... Cosa? No, non mi hanno ridato il codice, eccetera, anche all'INPS poi c'è un problema di fare tutta una procedura, quindi quello è uno svantaggio. Poi c'è tanta gente che ha problemi con queste cose, quindi piuttosto che andare allo sportello, fare la fila, parlare con un impiegato magari accogliente e risolvere il problema, che era quello che dicevo sempre di fare io quando facevo il direttore generale del Ministero del Lavoro, dicevo voi state lì per risolvere i problemi dell'utenza, non per aggravarli. Ok, e quindi non andava bene neanche questo, perché questa sarebbe stata la vera riforma della pubblica amministrazione, non il cappuccino, il caffè, la pausa, i furbetti, tutte stupidate. E quello è tutto legato all'elettronica, no? Perché con l'elettronica tu controlli le persone. Quindi una volta era scandalo mondiale se c'era una telecamera dentro la fabbrica a vedere un operaio che si rubava un pezzo. Ok. Adesso praticamente ce l'hai pure dentro casa, cioè uno non può manco menare un vicino di casa dentro il garage perché ti vedono sotto. Per chiudere volevo quindi... Aspetti, io volevo chiedere una cosa. Sappiamo esattamente quanto è stato privatizzato o svenduto? Sì. Dove? Vai, facciamo prima vedere quello che è rimasto. È stato svenduto a prezzi di magazzino l'80% di quello che erano le imprese dello Stato. Che erano? 80%. L'80%, il 20% è rimasto al Ministero del Tesoro. Però con questo 20% ancora ti amo. Come facciamo a recuperare senza l'infrastruttura? È una delle sfide che un governo popolare avrebbe da risolvere. No, non è possibile. Si può fare perché tu devi cominciare a individuare cosa serve alla gente, quali investimenti servono. Servono le strade? Facciamo le strade. Servono le autostrade? Facciamo le autostrade. Servono le ferrovie, quelle a levitazione magnetica? Facciamo le ferrovie a levitazione magnetica. Poi le finanziamo con moneta non a debito, perché tanto noi abbiamo questa possibilità. Basta che la gente sappia dove hanno sbagliato lì la questione del TAP, dove è stato l'errore. A non sentire la gente, vedere, capire, informarsi, informare, invece no, hanno preso una decisione senza sapere quello che facevano, perché ce lo chiedeva la Francia. Dopodiché, senza sapere quello che si faceva, allora non si fa più. No, si fa, no, non si fa. Per questo che è sbagliato, voglio dire, non so se mi spiego. Adesso ricominciare significa che ci saranno prima di tutto delle attività strategiche, poi abbiamo... che poi non sono solo le infrastrutture, ma anche la scuola, la sanità, sono attività strategiche. Ma poi ci sono tutta una serie di servizi che riguardano, come dicevo prima, l'ambiente, le persone, il recupero del patrimonio esistente, dove possiamo anche pensare che ci siano delle aziende pubbliche che facciano le cose per bene, se si trova il modo di farle fare per bene. Io, nella mia esperienza, ho visto che quando i dirigenti sono affidabili, le università sono di eccellenza, gli ospedali funzionano, il pronto soccorso funziona. Quando il dirigente preposto è uno che deve stare lì per fare gli affari del politico che lo ha incardinato lì, è chiaro che non funziona più niente. Ma è quello che va capito, no? Quello che, perché l'impiegato che va a spasso o l'infermiere che invece di stare al reparto è andato in palestra, è perché non c'è un dirigente che controlla, fa, eccetera. Quando mandarono l'ispezione alla mia direzione generale non c'era nessuno fuori posto, perché io seguivo tutte le mie direzioni e vedevo dove c'era bisogno di altro personale, dove invece personale era ridondante, lo toglievo, lo mettevo di là. Poi i sindacati si lamentavano, ma era così, perché lo potevo fare. Certo, adesso non so se un direttore generale può fare così, ma penso che in qualche modo, questo non lo so perché non lo faccio più quel lavoro da tanto tempo, però si poteva fare. Allora il modo per fare funzionare l'amministrazione è quello di dare un compito a ciascuno e non controllarlo se sta seduto lì al tavolo, presente a leggere il Corriere dello Sport, ma perché mi ha fatto le pratiche che gli ho detto di farmi.
Quindi lei è confidente che senza le infrastrutture che sono state privatizzate noi ce la faremo a recuperare. Dunque, no, noi dobbiamo fare... Allora, gli investimenti infrastrutturali sono una questione fondamentale. Perché ma se sono state vendute, sono state vendute, ma si possono aprire altre. Beh, vabbè, ci sono condizioni, si possono rifare, cioè ci sono soluzioni. Cioè, possiamo solo affidarci a chi. No, aspetti, qui si tratta di competere o non competere. No. Perché se un'industria come le autostrade sono state privatizzate. Quell'industria non ti permette di costruire altre autostrade parallele, capito? Non è quello così. Il problema è che i porti, stai dicendo una cosa in parte giusta. Cioè, come se tu, in parte, è logica. No, ti spiego dal mio punto di vista. Allora, facciamo l'esempio delle autostrade. Qual è la differenza fra l'autostrada pubblica e l'autostrada privata? La differenza è che nel caso del privato deve massimizzare il profitto. Quindi, oltre a contenere la manutenzione, cosa che non deve fare in modo di commettere reati come è successo ovviamente, però è chiaro che lui cercherà di sfruttare l'esistente il più possibile, no? Se tu sei un imprenditore, hai una macchina di servizio, è chiaro che tu cercherai di sfruttarla il più possibile, la sostituirai quando ci avrai le risorse per farlo. Invece nel caso dello Stato la puoi sostituire perché ti serve di comprare delle nuove macchine per incentivare dei cambiamenti tecnologici che danno impulso all'adeguamento dell'industria automobilistica interna, per fare un esempio, capito? Quello che è successo col servizio postale, no? Una cosa è parlare di oggetti, vestiti, vabbè, scarti, adesso era per fare un esempio, ma autostrade, porti, aeroporti, eccetera, eccetera, sono due cose differenti. Diciamo che non è quello che dice, allora dice non è detto che Perotti, non è detto professore d'economia. Non è detto che l'essere pubblico dia garanzie di efficienza, perché adesso abbiamo ribaltato, c'è stato un tempo in cui qualunque cosa fosse pubblica doveva essere inefficiente, chi difendeva le cose pubbliche anche dimostrando che c'era efficienza veniva condannato, come è successo a me e a tanti altri. Oggi si sta andando in una direzione opposta, cioè che tutto ciò che fanno i privati vada male, tutto ciò che sarebbe, potrebbe essere pubblico andrebbe meglio. Bisogna vedere, perché quello che cambia le cose nelle vicende e nelle esperienze umane sono gli obiettivi, sono le strategie e chi si mette a capo di una struttura e perché. Perché se ci sono persone motivate, eccetera, è chiaro che se io sto in un'azienda privata che deve fare profitto e gli propongo una manutenzione straordinaria che è un costo, il mio superiore mi dice ma lascia perdere, che te ne importa, tanto noi guadagniamo di più se non la facciamo. Mentre se sono in una struttura pubblica io non solo lo posso fare, ma posso anche mandare una lettera al superiore del mio superiore dicendo guarda, io gli ho proposto di fare questa manutenzione straordinaria che migliorerebbe l'accesso dei cittadini, eccetera eccetera. Ecco, questa è la differenza. Però non è detto che nell'industria pubblica ciò accada. Per farti un esempio, quando ero nel consiglio di amministrazione dell'Aluminia nei lontani anni 80, che era pubblica, quando io andai dal presidente a dire guarda, ho trovato alluminio a bassissimo prezzo in Venezuela perché avevano l'energia a costo zero. In questo momento abbiamo un avanzo di 24 miliardi, i futures mi fanno vedere che l'alluminio è sottostimato, se noi facciamo scorta di alluminio ci servirà e comunque aumenterà. Lui mi guardò e mi disse, interessante Galloni, ma te perché lo fai? Per cosa ti interessa? Cosa vuoi? No? Perché pensava che io ci avessi il mio pizzo era che a 30 anni, essendo consigliere d'amministrazione di una cosa così importante, ci tenevo a fare bene, a fare buona figura. Quindi non lo fecero. Dopo qualche mese l'alluminio triplicò di prezzo e l'azienda fallì. È così, capito? Questo. Però era pubblica, quindi non è perché era pubblica funzionava, perché magari in quel caso la stessa proposta fatta dal giovane consigliere poteva essere presa in considerazione dal presidente e compravano l'alluminio là e lo pagavano di meno.
addirittura io ho detto prendiamolo anche a Londra sui futures che ci porta, tanto è uguale, poi dopo ce lo, se non sappiamo dove stoccarlo, no? Posso fare una riflessione? Era solo sì, alla quale forse devi corrispondere. Ci sono degli economisti che parlano di post-capitalismo, post-liberalismo, del sì, non dare valore solo alla merce, esatto, al lavoro, sì, al capitale, ma alla felicità, sì, e alla... Se si compra il mio libro tratta proprio... cioè, ne ho visto una copia, quindi... Ma lei viene, come viene classificato? Come post-capitalista? Beh, sicuramente. Visto che sta nella prima pagina del mio libro, il passaggio alla società post-capitalistica. Ma qualcuno, qualche capo, qualche statista lo prende in considerazione? Cioè, ci sono politici che finalmente capiscono questo? No. Mi pare che in America Latina, lei saprà meglio di me, in America Latina qualcuno ha fatto il tentativo, qualche piccolo statista. Sì, sì, no, no, certo, certo. Anche io sono stato preso in considerazione da altri politici in altri tempi, che magari avevano anche a cuore il benessere del paese, non solo il proprio. Vogliamo di decrescita felice, no, la decrescita è un'altra cosa, la decrescita è un'altra cosa, perché per essere felice occorre che la popolazione diminuisca di più della produzione, se no non è felice, e per far diminuire la popolazione di più, eccetera, poi chiederemo a Greta Thunberg. Io volevo chiedere invece, lei parlava di differenza nel pubblico e nel privato, di come funzionano le cose, non potrebbe invece essere un problema che peggiora la qualità dei servizi, la precarizzazione del lavoro che è presente sia nel pubblico sia nel privato? Certo, certo, ma cioè infatti il fatto che una quello è un male, la precarizzazione è un male, la precarizzazione è un male, perché tra l'altro un bravo funzionario che veda anche la propria carriera, un bravo addetto a un'attività commerciale, economica, se sa di poter rimanere nell'azienda farà di più per l'azienda, sarà più produttivo. Questi così usa e getta e poi dopo non sono produttivi, perché uno che ha un contratto di 6 mesi sa che dopo al 6 mesi e un giorno dovrà andarsi a cercare un lavoro, se lo cerca subito, e quindi fa tutt'altro che essere. No, ultima riflessione, ma è fondamentale per trovare un equilibrio tra difesa dell'ambiente, sviluppo, infrastrutture. E lo dico anche per esperienza diretta, insomma, per fare energie rinnovabili, pulite, bisogna localizzarle, quindi non importare idrocarburi che vengono dall'altra parte del mondo. È venuto Macron per vendere la corrente. E ognuno fa il suo, però. No, va bene. Già lo compriamo dalle città. Beh, compriamo il nucleare noi dalla Francia. Non dobbiamo più comprare. Infatti, adesso devono chiudere. Sviluppiamo le bollette dell'elettricità. A proposito, con le macchine elettriche, come si prende tutta questa energia poi per fare funzioni, Macron? Beh, ci sono delle tecnologie in cui la energia la produci andando, l'energia la produci andando, adesso entriamo nei dettagli. Conciliare lo sviluppo delle energie rinnovabili vuol dire investire, vuol dire fare impianti, vuol dire fare infrastrutture, come diceva lei. Pochi sanno che noi le merci che entrano nel Mediterraneo da Suez, anziché passare dall'Italia all'Europa, vanno ad Amsterdam, nel nord Europa, e le prendiamo via gomma dall'Europa, quindi c'è un via vai di camion, di mezzi pesanti. Sì, quello è un problema di costi, di come... Vabbè, no, c'è una serie di problemi per cui vogliamo una cosa ma non pagarne un minimo prezzo, cioè per fare energia rinnovabile bisogna fare impianti. Come sa bene lei, Roma è a rischio tossicologico quasi niente. Sì, ma qui perché a Roma potevamo avere l'energia elettrica per usi domestici gratuita, il metano per la flotta aziendale, utilizzando i rifiuti, il metano per invece la flotta li mandiamo in Germania e paghiamo, capito? Io parlavo con un imprenditore tedesco, mi diceva: io sono l'uomo più felice del mondo perché grazie a voi sono l'unico imprenditore che mi pagano per avere la mia materia prima. Cioè, gli altri imprenditori devono pagare la materia prima, a me mi pagano per riceverla. C'è un detto che dice: quindi comunque vada, guadagno. Stupido viene separato spesso dai propri soldi, quindi c'è anche una complicità. Comunque a livello energetico quello che è importante è che bisogna puntare alla intensificazione del flusso energetico, cioè dobbiamo fare delle cose energetiche che siano sempre più
produttive, in modo che con meno impegno abbiamo più risultati. Come spiegare a contadini, agricoltori o proprietari che hanno ettari di terra che ormai non possono coltivare perché è antieconomico, di non dare, svendere i loro terreni a gruppi multinazionali di fotovoltaico che fanno 1000 ettari di fotovoltaico a uso finanziario? Però visto che nel campo agricolo l'Italia si sta difendendo, abbiamo sostituito 40 miliardi di importazioni di prodotti agricoli, sono i giovani che vanno nelle campagne, fanno biologico e biodinamico, c'è una riscoperta degli antichi sapori, eccetera, eccetera. Siamo praticamente alla soglia per la prima volta dopo secoli dell'autonomia, o se volete, se piace di più, sovranità alimentare, sono cose importanti, ecco. Vedete che oggi, ma per esempio la Russia, che non lo era mai stato, è diventato un esportatore netto di cereali, perché evidentemente le capacità produttive si stanno modificando. Credo che c'è molto da fare. Quando sentiamo presidente di Coldiretti, e Confagricoltura brancolare nel buio e dire di qualche giorno fa che chiedono al nuovo ministro una strategia agricola nazionale, loro. Ma lei è una nemica per gli italiani. No, no, voglio dire che non c'è neanche la CETA, questo, gli OGM, ma ci siamo impazziti, gli OGM. Chissà se sa come fa. Il paradigma deve essere invertito, i rappresentanti di più di 2 milioni di aziende agricole. Sì, però per esempio i siciliani circa un anno fa alla nave canadese col grano OGM ha fatto il giro di tutti i porti e non l'hanno fatto sbarcare. Una volta la Sicilia produce il grano per tutta l'Europa, certo, una volta. Quando non c'è. Lo studiamo alle scuole elementari. Noi che siamo anziani ci ricordiamo quando. Lei era le medie, io ero elementari, ma prima che Nerone. Quello. Dicevano che la Sicilia era il... Infatti la rovina dell'impero romano è stata quando ha cominciato a approvvigionarsi non al limite della Sicilia, ma andarla a prendere in Africa e in Medio Oriente, quindi l'hanno dovuto pagare con l'oro, dopo non avevano l'oro per pagare le truppe. Ma il problema non si pone, perché loro ce l'hanno altri e ce l'ho dato a debito. Ok, vabbè. Io volevo fare un attimo. Prego. Arrivato in ritardo. Parla un po' più alto, così ti sentiamo tutti. Sono arrivato in ritardo e quindi mi scuso, mi inserisco a metà. In realtà noi, io parlare di autostrade, di infrastrutture, di cose, eccetera, in realtà noi perdiamo di vista il fatto che il grosso del costo, che voi prendete una normale bolletta di energia elettrica, scoprite che il costo impositivo, cioè fiscale, gestione, cosa, eccetera, supera il costo della materia prima. Sì, sì. È vero. Noi l'energia. Il problema reale, quando si parlava di differenza pubblico-privato, a me fa sempre venire in mente il fatto che negli Stati Uniti le televisioni sono assolutamente private, non c'è una televisione di Stato, ma quando lo Stato ha bisogno di utilizzare la televisione, a reti unificate in tutti gli Stati Uniti parla il Presidente, parla lo Stato, parla il Governo, punto. Cioè il problema è che lo Stato dovrebbe essere Stato. L'idea di avere paura di delle autostrade private significa avere paura dell'enorme corruttela che esiste nella gestione del territorio, perché il problema, un privato gli investimenti che migliorano la produttività li fa e di corsa anche, un privato che invece vive in un paese che è corrotto fino al midollo, cioè immaginiamoci l'Ilva di Taranto, che viene regalata all'imprenditore privato dicendo: tu poi farai delle manutenzioni, ma intanto a me dammi le mazzette in Banca Svizzera, o oggi le Cayman, perché la Banca Svizzera è arrivata dall'Arrogatore Internazionale, tu mi mandi i soldi alle Cayman, io l'Ilva te la regalo e tu poi me la manuterai quando ti pare. Questi ovviamente non mantengono, perché già di fatto l'hanno pagata distribuendo quattrini di corruttele varie. Cioè noi dobbiamo renderci conto che il problema non è pubblico-privato, il problema è un'attività corretta controllata da una magistratura che dovrebbe controllare, cioè la follia che il ponte Morandi che è cascato, sono arrivati a dire che la colpa era De Morandi, cioè un ponte che casca dopo 60 anni che l'hanno fatto, la colpa è di chi ha progettato 60 anni fa, non delle omesse manutenzioni, capito? Cioè, è ancora oggi nessuno ha le manette ai polsi,
cioè il, e lì sono morte 45 persone. Cioè il problema di fondo non è il pubblico privato, cioè il pubblico, il privato, il chiunque ha l'obbligo di rispettare determinate norme. Se le rispetta e dà dei servizi, funziona. Il pubblico non rispetta queste norme, non è tenuto a rispettarle. Se qualcuno di voi è nel mondo dell'insegnamento sa benissimo che il grosso delle scuole italiane è fuori norma, mentre questa libreria che è privata è perfettamente a norma, perché se no non la fanno aprire. Mentre la scuola può tranquillamente essere fuori norma. Finiamo sul giornale quando casca. No, ci fanno i corsi sulla sicurezza obbligatoria. Esatto. Tra l'altro, però tutto, cioè, ma anche gli ospedali sono come la polizia e i carabinieri che non ci pagavano l'affitto lì ai costi dell'Inps. Il problema di questo paese è la nostra classe politica che è corrotta fino al midollo, cioè la follia di il... Ma perché una volta i politici si dovevano occupare di grandi strategie, poi dopo l'81 abbiamo detto guarda lo Stato non può più investire e quindi sì c'era, ma c'era l'uno e l'altro, i democristiani e i socialisti erano corruttissimi, però facevano anche le cose buone. Dopodiché gli hai tolto la possibilità di fare investimenti e che si lavoravano pulite. Ma poi sapevano lavorare in questo pubblico, perlomeno. Bene, dai. Saluti e pace.